una vittoria per voi fondamentale per i playoff, sì, lo sottolineo, assolutamente meritata, l'avete preparata bene e quando si prepara bene contro una squadra come Mozzumano il risultato è uno solo. No, siamo molto contenti perché sapevamo che era una partita molto difficile, molto complessa sotto tutti i punti di vista, una squadra, la vostra, che gioca una buona pallacanestro, che da quando è arrivato Andrea si è sicuramente risollevata, che poteva ancora entrare nei playoff e di conseguenza è una partita assolutamente complicata. Poi sapevamo che voi tatticamente ce le provavate, l'avreste provate tutte, per cui 1-3-1, triangolo 2, abbiamo cercato di prepararla al meglio, ma i complimenti li faccio ai miei ragazzi per l'intensità, il cuore, la voglia, l'agonismo, che sono poi la cosa che contano di più. Qual è stata secondo voi lei la mossa vincente? Una difesa molto buona sui giochi di Mozzumano o un attacco più controllato che ha giocato sempre al limite dei 24? Ma io credo tutte e due le cose, nel senso che noi abbiamo cercato di giocare una difesa con grande intensità, cercando di fare delle scelte che si sono rilevate alla fine giuste. Però devo dire che anche nei momenti di difficoltà dove quello che volevamo fare non siamo riusciti in difesa, siamo arrivati con la voglia, con l'intensità e col cuore. E ripeto, questo è la chiave per avere una squadra che sul campo morde e noi da qualche partita forse quello che ci mancava era un po' questo. Per quanto riguarda l'attacco, abbiamo cercato, noi di solito segniamo dai 50 ai 60 punti e diciamo che abbiamo fatto dei buoni attacchi, poi chiaramente nell'ultimo quarto con la zona e con le miste.